la sceneggiatura che tu hai letto l'hai davvero poi resa fedele oppure ti sei permessa qualche licenza poetica? No, credo che sia totalmente fedele. Quello che posso dirti in più, e questa è stata una delle tante cose belle di questa esperienza, è che siccome Daniele è il mio personaggio, di questa Gabriella che è la proprietaria di questo bar, che è questo barzino, che è l'unica persona che ha un rapporto con questo parlato, in qualche modo l'ha capito, no? Per cui c'è quelle amicizie di paese, no? Che si portano avanti, aveva giustamente, richiedeva che il personaggio parlasse il dialetto sabino. E quindi, ce l'ho ancora conservato sul telefono, lui mi ha fatto il coach. Quindi diciamo la sceneggiatura era scritta in italiano, però poi è diventato sabino nel momento in cui lo abbiamo lavorato. Ecco, quindi diciamo che c'è stato questo sviluppo ed è stato molto divertente, molto appassionante, anche perché lui in qualche modo, Daniele, una delle cose che mi ha detto, dice questo personaggio di Gabriella, come tipo di solidità, di solarità, di empatia che ha, è ispirato a mia madre. E quindi io ho questa, gli ho dato questa responsabilità, che non sono mai responsabilità secondarie quando ci sono delle relazioni così importanti che vengono messe in gioco. Ed è, e quindi diciamo nel percorso lui mi ha seguita e dalla sceneggiatura le cose sono cambiate, ma sono cambiate per la ragione che ti dico, cioè non perché c'è stato, poi c'è stato un cuore dentro, anche perché poi nelle situazioni di paese le devi conoscere. Io dicevo vengo da Pedra del Salto, no? Perché io sto sulla Pedra del Salto, ho casa di Madurina quando sono piccola e i paesini sono quelli, i bar sono quelli, le persone del paese sono quelle, e mi sono destinata a permettere di raccontare il mio personaggio, delle persone reali a chi che mi ha conosciuto, diverse da quelle di Daniele, ma c'è anche io una memoria fisica molto concreta.